Salve, salve da Marco Calabro per conto di cellocost.it. Ci troviamo oggi ad Pattaya, siamo in Thailandia e siamo in una delle strade note per la vita notturna. Io devo dire che in questa città, che è una città che ha una spiaggia bellissima, l'acqua non l'ho trovata tanta pulita, ma questo può essere un problema di giornate magari. Questa città ha la caratteristica, tutti questi luoghi adesso li vediamo chiusi perché siamo di giorno, ha la caratteristica di una vita notturna sessuale molto attiva. E devo dire che questo qua me lo conferma il fatto che camminando per Pattaya vedo molti uomini soli di età adulta occidentali, la maggioranza di lingua inglese, che vengono qui per passarsi un poco di vacanze, insomma. A Pattaya la sessualità è un commercio importante, è una città, vedete qua sono tutti quanti locali uno appresso all'altro, è una città che vive di questo tipo di attività. Chiaro che viene limitata a determinate zone, cioè io sto facendo adesso così una veloce camminata facendo vedere una delle strade dove la notte c'è questo tipo di concentrazione. Non tutta la città è fatta in questo modo, io infatti voglio dire, trovo è una zona balneare per esempio ben accetta ai thailandesi, cioè le persone vengono anche qui con la famiglia, dico non è tanto drammatica la cosa, però ci stanno alcune zone, vedete qua infatti c'è quell'arco che con delle insegne dalla parte esterna proprio a delimitare una zona, però quello che noi vediamo è che effettivamente in queste zone dove c'è questa grossa concentrazione, la concentrazione è veramente reale, cioè nel senso che effettivamente questa è una città del sesso a pagamento. Grazie per ascoltare i video di Cellocost, arrivederci al prossimo video.